900. 100 anni di popular music. Il 900 è il secolo delle esplosioni, delle esagerazioni, dei capovolgimenti, è un secolo denso, è un secolo veloce, è un secolo che, raccogliendo il suggerimento di qualche storico, comincia tardi, comincia nel 1914 o nel 1917, in corrispondenza con l'inizio o la fine della Prima Guerra Mondiale. Il capovolgimento degli equilibri porta anche a un capovolgimento dei paradigmi culturali. Nel primo incontro si considererà il ventennio tra il 1914 e il 1934. Nel 14 Giovanni Pastrone fa uscire Cabiria e nel 1918, nel momento in cui la guerra finisce, Igor Stravinsky fa uscire il suo Ragtime per 11 strumenti. Dal punto di vista della popular music, dal punto di vista dell'arte e della cultura popolare, cinema e musica non colta cominciano a insidiare il primato della musica colta. Nel primo incontro rifletteremo insieme al musicista Massimo Menotti sull'importanza della musica colta anche durante il resto del secolo, ma sul braccio di ferro che si viene a sviluppare tra musica colta e forme extra colte durante tutto il Novecento. Il secondo incontro prenderà in considerazione il ventennio 1934-54, è il ventennio del nazismo, è il ventennio della Seconda Guerra Mondiale, ma è anche il ventennio della seconda età del jazz. Il terzo incontro prenderà in considerazione il ventennio 1954-74, ovvero l'età del rock. Avremo poi il quarto incontro sul ventennio 1974-94, l'età del vuoto. E infine l'ultimo incontro, dal 1994 al 2014, altri mondi, altre musiche. La globalizzazione porta con sé un'attenzione nei confronti di musiche popolari che vengono dal resto del mondo, che fino a quel momento solo poche avanguardie avevano notato e preso come fonte di ispirazione. Come al solito, gli incontri saranno divisi in sezioni. Vi sarà spazio per musica negli occhi, quindi per suggerimenti di carattere cinematografico. Suggestioni anche che vengono dalle librerie, quindi libri che sono particolarmente utili per accompagnare un percorso di questo tipo, dischi, cronologie. E poi ci saranno conversazioni con musicisti o musicologi a chilometri zero.